Sanremo, suggestive immagini da Sanremo, Liguria, Riviera di Ponente. Ben trovati telespettatori, appassionati di equitazione, concorso salto ostacoli internazionale, una stella, nostro resoconto per intero del Gran Premio, sempre la gara più importante in una tre giorni equestre. Nell'occasione, nel pieno spirito sanremese, non poteva essere diversamente, seconda edizione quest'anno del Derby dei Fiori. Allora abbiamo detto Gran Premio, tabella C, penalità in tempo secondi, 28 i binomi iscritti, 12 segnatamente i binomi italiani, 8 in tutto le nazioni rappresentate, Austria, Belgio, Brasile, Francia, Germania, Italia, d'accordo, Svezia, Svizzera, chef de piste, direttore di campo di rinomata esperienza in campo nazionale ed internazionale, il modenese Uliano Vezzani, campo gara quello della società ippica Sanremo, rinomato campo del Solaro proprio sulle terrazze che dominano la città ligure a immediato ridosso del mare. Presidente del sodalizio Luca Alberti, ma anima autentica di tutta la manifestazione dell'evento, è Maria Grazia Valenzano Medada, presidente di giuria Daniela Tiengo, i componenti sono Angelo Geirola, Gabriella Rossato, Marina Serafino e Giovanni Zunino. Mi hanno detto derby, tabella C, sorta di caccia, il primo binomio in campo è l'austriaco Ladik Georg su Martino, Castrone in questo momento all'opera subito nel vivo della giornata, al mio fianco in postazione, con piacere che ritroviamo, prima abbiamo detto, direttore di campo di rinomata fama nazionale ed internazionale, il modenese Uliano Vezzani. Allora ben trovato il modenese Uliano Vezzani. Grazie a voi. Che ha disegnato questo percorso davvero probante, sono 21 salti, 18 ostacoli per 21 salti, il tempo 180 secondi, tempo limite, oltre il quale non si può andare, questa è una categoria che prevede appunto le penalità per eventuale abbattimento trasformate in secondi. Allora Vezzani, che disegno il tuo? Beh, è senz'altro una gara spettacole. E prima dicevamo, ecco, a prima proposito, prima dicevamo l'acqua che può spaventare il cavallo, e qua abbiamo subito avuto la dimostrazione in corrispondenza del salto con laghetto, perché la caratteristica di questo premio, mentre continua a pasticciare il binomio austriaco, la caratteristica proprio di questo premio è di una serie di ostacoli dentro il campo gara e poi, come sempre succede, si va all'esterno a cercare ostacoli cosiddetti fissi naturali. Esattamente, i cavalli non sono molto abituati, queste sono gare spettacolari, io amo molto e soprattutto lo spettacolo è garantito, perché quando i cavalli affrontano questa tipologia di ostacoli si esprimono con la velocità e indubbiamente trovano non poche difficoltà, senz'altro la maggior difficoltà sarà rappresentata proprio da questo laghetto per la scarsa abitudine del cavallo di mettere i piedi nell'acqua. Conclude Georg Ladik Martino, adesso è per dire che approfitteremo sempre della tua sapienza dentro il percorso, e il binomio che ci sostiene è un grande binomio, perlomeno un figlio d'arte, il grande De Azevedo, bene, in campo è il figlio, Luis Felipe, figlio De Azevedo, Tribeude, Chris Wege, è un cavallo di 11 anni, un cavallo belga di 11 anni, ecco, e col figlio del grande De Azevedo, titoli olimpici per il papà di questo cavaliere, ripassiamo tranquillamente tutto quello che è il percorso di Uliano Vezzani. Intanto vediamo che le prime difficoltà. Fosco Biasotto in regia ci ripropone il momento della difficoltà, dell'imbarazzo per il binomio che era in campo in precedenza. Sì, devo dire che ieri sera è stato fatto un warm up proprio per cercare di abituare i cavalli a questa tipologia di salto, però quando sei in gara è tutto un altro spirito. Ostacolo 1 è largo e poi c'è un verticale col 2, subito porta errore. Che però non compromette la prova, in quanto essendo giudicato secondo la tabella C ha un'aggiunta di secondi, e se il cavaliere è molto veloce può recuperare questo errore. Diciamo che oggi non vale quello che è consacrato slogan, nel salto ostacoli serve unire precisione e velocità. Oggi qualcosa può andare a scapito della precisione. Esatto. Puoi anche commettere in soldoni, per quelli che magari masticano per la prima volta a questo tipo di gara, puoi anche mettere penalità, ma magari pur nella somma dei secondi acquisiti fare comunque un tempo di tutto riguardo. Certamente, fino al primato. Anche perché il percorso è lungo 1000 metri, quindi 1000 metri fai tempo a recuperare 4 secondi. Adesso vediamo, lui non è molto veloce, però sta affrontando bene, il cavallo finora non ha avuto decisioni. Ecco, qua c'è la prima, diciamo, il primo ostacolo che non consente
al cavallo di scendere, soprattutto un ostacolo che non sarà difficile in quanto i cavalli l'hanno già provato anche ieri sera, come sottolineavo nel warm-up. Ecco qua abbiamo il doppio talus, il cavallo scende molto bene, lui ecco cercherà di saltare la recinzione per accorciare la strada. L'opzione possibile è quella di entrare da un cancello normalmente oppure di saltare lo steccato. Con fortuna la gabbia che è al centro, è al centro del campo, che tu hai disposto al centro del campo, primo elemento, dicevamo, un momento fortunoso, però insomma, la fortuna aiuta quei binomi che ci danno dentro convintamente, peccato, mentre c'è penalità al passaggio di questo ostacolo. Sì, qua i cavalli saltano ostacoli meno delicati che in un gran premio classico, come siamo abituati a trovare, proprio perché sono i cavalli... pilieri che tu hai lasciato giustamente più liberi anche nella sicurezza e nella tutela dell'animale. Certamente, certamente. Poi sono ostacoli ben visibili, bravissimo, non ha avuto indecisioni. Ecco, adesso continua sul galoppata finale, lunga galoppata finale, prima di affrontare questa linea formata da oxer verticale con il carro agricolo paglia e fieno. Vediamo su questo oxer. Molto bene. Si esce e si rientra dal carro. Esattamente. Centrale. Ecco, adesso sull'ultimo ostacolo. Ben superato. Linea di arrivo proprio sotto la nostra postazione. Il tempo da battere è stabilito in partenza dall'austriaco, dal binomio austriaco, era di 154,56. Dovrebbe aver fatto meglio Azevedo. Sì, secondo me di 20 secondi, minimo, nonostante l'errore che gli viene conteggiato col tempo. Guardate, bellissimo salto. Ha cercato un po' più la precisione della velocità. Ha pensato a non commettere errore, peccato quell'errore subito nella parte iniziale che forse l'ha un po' anche condizionato. Passa al primo posto naturalmente il brasiliano, 142,45. Sì, nonostante penalità in secondi, esatto. Nonostante penalità in secondi, è di riguardo il percorso, la prestazione di De Azevedo, mentre adesso siamo con il tedesco Rudolf Arnold su California. Cavallo molto potente, non sta stringendo molto le curve, bene sugli ostacoli, ecco adesso sta aumentando un filo, dipende molto anche da questa girata di guadagnare metri. 48enne cavaliere tedesco, molto bene. Vedete che nel rispetto proprio di questo evento tutti i cavalieri o quasi tutti portano coccarda di fiori. Derby di fiori, assolutamente, nel pieno spirito, si diceva Veruliano in partenza, nel pieno, esatto, spirito sanremese. Molto bene fino adesso, questa uscita, anche i cavalli non sono abituati a uscire, però non hanno incontrato difficoltà fino a questo momento. Il cavallo è difficile che esca da uno steccato con un salto. Grigio California che ha fatto tutto per bene, intanto un'indecisione. Muretto in discesa, vero questo? Sì, sì, sì. Un'indecisione proprio inglese, molto ben superata, adesso il doppio talus. Primo elemento bene, bene anche sopra. Talus in qualche modo rimanda al senso di quella che poi se messa in campo è la doppia gabbia sostanzialmente. Sì, questa praticamente è una doppia gabbia, esatto, di verticali con dei dislivelli, questa è la difficoltà, peccato questo errore. L'errore di anteriore sul primo elemento della gabbia al centro del campo per Rudolf Arnold. Ah, questo verticale California. Finora è stato un ostacolo tremendo per i cavalieri. Anche perché l'uscita dal campo, i cambi d'equilibrio, i cavalli non sono molto abituati a questo tipo di competizione, però io penso che stia andando bene. Adesso vediamolo sul lago. Quest'acqua è abbastanza indigesta. Sì. Decisamente l'ostacolo che tu hai voluto in quel punto, in quella maniera, eccoci qua. Il grigio è secondo rifiuto e California non vuole saperne dell'acqua. Questo porta all'eliminazione del binomio tedesco Rudolf Arnold, che vedete non vuole mortificare California. Comunque come sono strani i cavalli, ieri sera io ho assistito al warm up, nessun cavallo ha avuto problemi. Eh beh sì, sentono, sono atleti, Giuliano, no? Sentono, esatto, la gara. Esatto. Dopodiché esatto. Avete notato, questo è sempre credo importante sottolinearlo, Arnold non voleva mortificare il suo California, ha provato un'altra volta a dirgli, beh, facciamolo, no? Proviamo, invece niente da fare, se ne va questo binomio e il prossimo ad entrare è primo binomio italiano con Irene Moroni ed Ecstasy. Lei è di Salice Terme, tra l'altro... Guarda, bellissime queste immagini che ci vengono riproposte da Fosco Biasotto, prontamente rimanda al momento del pieno imbarazzo per California. È stato molto abile a posizionare la telecamera proprio in questo punto, un po' crudele,
Crudele nel dettaglio di quello che è ostacolo, si dice il più errorabile. Un tuo grande predecessore, Marcello Mastronardi, certo, si è inventato questo termine, l'ostacolo che nell'economia per intero della gara, alla fine a gioco lungo, è l'ostacolo dove i binomi trovano maggiore difficoltà. Irene parte, decisa già dal numero uno. Lei di Salice Terme, qua tra l'altro è molto ben voluta la Moroni, perché nipote di quell'Angelo Moroni che è stato colonna della Sanremese, cioè la squadra di calcio, impegnata in contemporanea col derby dei fiori. Peccato. Partita, un po' cavallo basso, due errori di anteriore. Ha attaccato la gara. Resta il riferimento di De Azevedo con 142 secondi 45, De Azevedo Junior. Ha recuperato molto bene, un peccato questo errore. Partita come se fosse in fretta, non è partita proprio sulle gambe. Il cavallo ha fatto due errori d'anteriore. Un cavallo molto insanguato nell'affrontare il percorso. Comunque veloce, veloce, non ha avuto indecisioni fino adesso. Un vediamo in discesa, bello, bellissimo, di slancio, senza problemi, esatto, si è proprio tuffato fuore oltre l'ostacolo, è proprio il caso bellissimo di dire. Beh, e sì, adesso a cercare l'acqua, no, adesso già oltre sul talus, esatto, bellissimo. Adesso vediamo che strada segna, anche lei sceglie la recinzione. Eccoci qua nel senso di questa gara, Uliano, qua lei ha capito che serve mettere velocità, può ancora rimediare qualcosa. Ma lì ha guadagnato tantissimi metri, bravissimo, guarda adesso la galoppata, brava, riprendi su questo verticale, bravissima, visto con la mano ha riordinato il salto, l'ha chiamato in extremis, bravissima, l'attenzione, sì, molto bene, gira corto, eccolo sul muro. Siamo sempre sull'esterno, sugli ostacoli fissi esterni, su questa collina bella, molto bella, eccola nel lago, eccola, brava, via, bravissima, via la Moroni. Passa il primo testa, binomio questa italiano, cerca il primato. Guarda, addirittura davvero vai. Potenza, via dal largo, senza errore. Via. A cercare il miglior tempo, a scalzare dal brava primato. De Azevedo, l'urlo della folla qui a Sanremo. Bravissima, bravissima. Vediamo entusiasmo qui a Sanremo per la prova di Irene Moroni. Molto entusiasmante. Ecstasy. Stiamo aspettando la conferma del tempo da parte della giuria. Ecco intanto Fosco Biasotto che riprende bene il cavallo. Guardate, bellissimo sto salto, guarda. Bello, bellissimo. Questo cavallo, Ecstasy, non ha preso sicuramente paura dell'acqua, già pronto sul terreno Paolo Cannizzaro su Cartagena. Ah, 127-29, altro che tempo che adesso diventa sì di pieno riferimento per tutti gli altri binomi. Con due errori, Con due errori, quindi penalità che sono trasformate in secondi, classicamente in questo caso 127-29 il riferimento. Buono per Irene Moroni. Buono. Ah, peccato. Accorciato molto il cavallo, arrivato in diagonale su questo verticale, di anteriore ha commesso errore purtroppo. Un altro binomio italiano. Bene. Bravo, per adesso molto preciso. La cadenza non è molto sostenuta, però sta andando bene. Ecco, adesso un attimino aperto. Tu hai dato una finestra a tempo di 180 secondi. Esattamente. Prevista dal regolamento, perché i 1000 metri comportano. Toccato dietro leggermente. A cercare il doppio tallus. Esatto. È così, ecco. Guarda qui. Bello. Prontamente il cambio dell'immagine nel frontale dell'ostacolo. Poi l'opzione dello steccato anche per Cannizzaro. Sì. Ma via dal primo elemento, via dal secondo, la gabbia al centro, c'è errore posteriore. Peccato, ma comunque, appunto, attenzione, non vuol dire nulla, serve velocità, serve cadenza. Bravo. Via di nuovo a cercare gli ostacoli nella parte superiore del percorso. Questo impianto davvero suggestivo sulle terrazze sanremesi a Stretto di Rosso del Mare. Eccolo adesso, vediamo l'acqua. Bravo. Scavalcato, non ha sì. Ecco la galoppata finale, prima della
diciamo addirittura è molto formata. Buono il tempo per Cannizzaro, e attenzione, nell'ordine da adesso dei 100 secondi appena trascorsi sente che anche lui può abbassare. Bravo. Il e adesso conclude nell'ordine dei 113.35, aspettiamo di vedere se ci sono correzioni in aggiunta tempo. Sì, ci sono i due errori, quindi andrebbe 121. Molto più bravo di me Piano Vezzani in matematica, oltre che, eccoli lì, gli 8 secondi confermati. 121.35. Comunque passa sei in testa. Sei azzeccato, ti prendo per sempre, vediamo. Sì, sì, no, no, è così, hai ragione, quindi dovrebbe passare in testa, sì, assolutamente sì. 121.35. Ho fatto ragione. Primo posto, sì, bravo, primo. Oltre che essere uno dei più apprezzati chef de piste in giro per il mondo, Liano Vezzani è computer al nostro fianco. Paolo Cannizzaro, allora, primo posto, tutta classifica, almeno in un podio virtuale, per due terzi italiana fino a questo momento. 121.35, con due errori, nonostante tutto. Paolo Cannizzaro e il suo Cartagena. Irene Moroni al secondo posto, 127.29 con Ecstasy. Scende fino al terzo posto il figlio del grande De Azevedo, Luis Felipe De Azevedo Junior, 142.45. Una gara partita bene, entusiasmante, i cavalli, fatta eccezione per il cavallo di Rudolf Arnold, non hanno avuto grandi problemi ad affrontare questi ostacoli, chiamiamoli tra virgolette insoliti. Questa è una ragazza binomio francese transalpino, molto, sì, molto, veloce, Benedict molto veloce. Franquet, cast de Van der Solve, il cavallo belga, molto veloce, cavallo giovane, 7 sì. anni, sì. Proprio al limitare di quello che per solito agonismo nel piano della maturità per un cavallo. Ed è molto alto sull'ostacolo, un cavallo veloce, una bella falcata di galoppo. Ai 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 ai. Castrone Baio. Decisione. Ha pagato. Ha pagato quell'indecisione sì. a girata. Se l'è portata dietro proprio. Sì. Il cavallo non è più largo, riuscito a recuperare. Largo passaggio su fosso, verticale a uscire dal campo laggiù. Quell'otto che è proprio la cerniera tra campo gara. Centrale esatto. e ostacoli che Vezzani Guarda. Ha disegnato all'esterno. Comunque velocissima. Muretto in discesa. Velocissima. Nessuna indecisione. Molto bene. Torna con i ricordi di questo ostacolo. È stato lo spettacolo del completo a Pratoni del Vivaro, Euliano, dove la nostra nazionale, a parlare di salto ostacoli a 360 gradi, ha entusiasmato guadagnandosi un bronzo e una partecipazione olimpica che ancora va applaudita. Ma intanto torniamo, il bello, lo spettacolo del salto ostacoli. Con questo Brava. Binomio francese, via anche dal secondo elemento della gabbia al centro del campo, fuori un'altra veloce, volta. Veloce. E nell'ordine degli 82 secondi a questo momento. Ah, peccato, questo errore. Cannizzaro è passato sui 100 secondi nell'addirittura che conclude il percorso, proprio all'inizio. Se il cavallo è un po' contro la mano, d'altronde si è scaldato un po', è normale in questo tipo di gara. È indietro. Bella nell'agola, questa saltata proprio. Non dovrebbe temere Cannizzaro, Paolo Cannizzaro, al primo no, posto l'italiano con Cartagena, 121.35, ricordo il riferimento da tener lì nel pieno di questo Derby dei Fiori, seconda edizione a Sanremo. Adesso ragiona sugli ultimi ostacoli, il verticale a concludere, barriere paglia. 125.80, a cui serve aggiungere 8 secondi. 8 secondi di penalità, andiamo nell'ordine 133.80. Quindi dovrebbe essere terza. Si inserisce al terzo posto Benedict Franquet. Prossimo binomio è un'altra volta un binomio italiano, Claudio Falco con Arc Royal, un cavallo olandese, classe 1999. È un castrone Baio di 8 anni. Confermato l'inserimento al terzo posto di Benedict Franquet. Abbiamo Claudio, non è molto veloce in questa prima parte. D'altronde questi sono ostacoli da concorso, quindi ostacoli un po' tecnici. Secondo me pensa la più alla precisione in questa fase. Vielese di Cavagnin. Bene fino adesso, eh? Cavaliere esperto, classe 1955, uno dei suoi cavalli di punta, Arc Royal. Molto preciso, il cavallo gli ha cambiato un po' galoppo ma non ha avuto difficoltà, un cavallo di mezzi. Bene, adesso sta uscendo dal campo, deciso qua, eh? Secondo me adesso aumenta, infatti sta aumentando la cadenza. Però nella sostanza di questo derby, grazie anche alle immagini di Porco Biasotto,
molto bene in discesa. Vediamolo, sta riprendendo il cavallo, sta rimettendo gli ordini, bravo Claudio. Un brivido qua all'ingresso, ha tagliato molto la curva, vediamo adesso se l'ho steccato, sì, bravo Claudio, qua sta guadagnando metri. E qualcosa sopra rispetto alla prestazione di Cannizzaro, andiamo a vedere. Vediamo questo verticale, bene, bravo. Questo verticale, i cavalli commettono molti errori di posteriore perché c'è il lago di fronte, quindi sono distratti dall'acqua. Rispettano l'acqua. Esatto, guardano l'acqua in lontananza e... Ah, che errore! Stupido. Altro errore. Non ci voleva questo. Dove meno te lo aspetti, sì. Per... Non era questo l'ostacolo da fare errore. Claudio Falco, che poi va a cercare l'acqua, che si è messo a ragionare, lui pure disegna una parabola, quasi ad arrampicarsi sul piccolo ostacolo. Ha saltato un grande ostacolo. E adesso addirittura, sì, e poi addirittura largo è ancora un errore, altri secondi che si aggiungono, che si dovranno aggiungere alla prestazione di Claudio Falco. Concludere negli applausi del pubblico qui a Sanremo. 134, qui si aggiungono altre penalità, 8 secondi, quindi siamo nell'ordine dei 142-47. Sì. Non si... ridisegna un podio intanto provvisorio, sempre il primato di Paolo Cannizzaro, 121.35, ricordiamo, 121.35, tempo da battere. Poi Irene Moroni resta al suo secondo posto, 127.29. Diciamo che Cannizzaro fino a questo momento è un po' quello che ha acceso la gara e sul quale adesso serve fare proprio l'intero derby. Tutti gli altri binomi devono fare i conti col suo 121.35. Che è un ottimo tempo considerando i due errori. Quindi... altro binomio italiano, Silvano Graziotti, con Landus, un castrone baio di 10 anni. Partito deciso, eh? Guarda l'azione di galoppo, molto ampia, poi dobbiamo sempre considerare che è un percorso lungo 1000 metri, quindi il cavallo arriva alla fine provato. Bisognerebbe essere nella testa e nelle zampe, no? del cavallo, per capire che poi l'atleta è lì, l'atleta cavallo è a giocarsi ogni volta. Conduzione di gara molto saggia, ha fatto delle buonissime traiettorie, sta aumentando. Finora immacolata però la prova. Sì, sì. Graziotti, Silvano Graziotti. Bene. Fuori adesso. Fuori dal campo, vai Silvano, via, 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 apri un po', bravo. Sta fatti. Ragionando, sì. Aspetta di aggiungere velocità a quella che è... Vedi l'ampiezza della falcata di galoppo del cavallo, molto comunque buona. Ragguardevole precisione. Indecisione. Qua perso un po'. Lavora col cavallo, chiede maggiore slancio nel passaggio che ha complicato qualcosa nella prestazione del cavaliere italiano. Adesso al momento del doppio tallus sta ragionando. Bravo, bravo. Vediamolo all'ingresso del campo, via dallo steccato, bravo. A cercare l'elemento, il primo elemento della gabbia al centro, largo, verticale a uscire, nuovamente all'esterno nel campo. Bravissimo, piano su questo verticale, riprendi, toccato di posteriore, bene però, ostacolo non è caduto, bella prova di Silvano, bravo, gira, 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 qua ha avuto una distanza un po' difficile ma il percorso è lungo, guardiamo, bravo. Acqua senza problemi. Vai adesso. Graziotti capisce che serve insistere, è alto comunque il tempo rispetto a Cannizzaro, salvo il suo 121.35. 130. Molti tifosi per Silvano Graziotti che conclude. Conclude senza errori. Senza errori, è il primo netto, esatto. Ma ecco, qua una volta ancora io dico, si spiega il senso di un derby. Esattamente. No? Nessun errore, esattamente. Siamo pronti a dir netto, ma questo netto non vuol dire primato. Terzo posto. Terzo posto per guardalo. Silvano Graziotti. Ha lasciato le redini con la mano destra per dare la frusta, ma leggermente appoggiato la frusta per dire al cavallo vai. Vai, sì, sì. E adesso... altro italiano, Angelo Gerard, quality star, Castrone Sauro,
Allegro. Di 12 anni, deciso, convinto, attacca la gara. Sì. Gerard, il 121-35 di Cannizzaro resta il riferimento da tenere in debito conto nel tentativo per altri di rubare il primato all'italiano finora, il più bravo di tutti. Sta interpretando una buona gara, cavallo potente questo, bravo. Questo, se non commette errori, il ritmo è molto buono, eh? Bravo su questo verticale. Vai, stende ulteriormente la falcata fuori dal campo, ha rallentato un po' nel barriera, cancello, ragiona lassù, ha rallentato un po' ma sta recuperando, vediamo se non è indeciso. Bravissimo, mamma mia. Il resto ha messo lì un marchio da principio, abbiamo detto, ha attaccato la gara Gerard. Io croce direi di Sant'Andrea, elemento centrale del tallus, del doppio tallus, c'è rifiuto, ha cercato un'opzione davvero decisa a stringere ulteriormente sulla girata, qualcosa che è più complicato da un punto di vista tecnico, e la staccionata ha creato adesso problemi. Peccato, peccato, perché qua purtroppo ha perso secondi. Comunque è ancora sulle piste di Cannizzaro. Vediamo. Bella sta girata qua. Sta spingendo. Bellissima gara. Bravo. Ecco, qua perde un po' la questa sua girata. È piazzato un largo, vero Uliano? Sì, là c'è un largo, adesso c'è il muro. Peccato l'errore. Muro con barriera. Ecco, finita e la poi gara. Rifiuto, sì. Da un certo momento in poi è andato a rincorrere una prestazione che sembrava fino a questo momento impeccabile. Guarda, le redini, si è un po' disunito con l'errore del muro, perso un po' la redine, è arrivato lì col cavallo. E si legge sul viso proprio di Gerardo, è tutto il disappunto, per quanto a quel momento invece era assolutamente rifiuto, il secondo rifiuto e quindi eliminazione. Peccato, è stato tutto il muro, il cavaliere proprio si è... Coraggio per Gerard da premiare, non c'è dubbio, peccato però, ancora una volta tutti cercano di non mortificare il rispettivo cavallo. Ha passato... Eliminato Gerard, Angelo Gerard, Quality Star. Peccato. L'applauso nonostante tutto, resta il primato di Paolo Cannizzaro, 121-35. E su questo 121-35, Uliano, io... penso di poter dire che dobbiamo ragionare di qui ai prossimi binomi una volta per tutte. Tra poco abbiamo Antonio Vitali che entrerà in campo. Altro garaiolo convinto. Sì. È il vincitore dell'anno scorso, quindi è arrivato secondo. Sì, è sul podio del Derby dei Fiori 2006, gara che ritorna tra l'altro nel prestigio del calendario nazionale. Bellissimo. Dopo molti anni d'assenza. L'anno scorso la prima edizione con... Nils Candon al primo posto, Antonio Vitali tra i protagonisti, fra un po' lo avremo di nuovo, Irene Moroni che pure aveva fatto bene un'altra volta. Irene Moroni, amica di questo campo sanremese, abbiamo detto, è un po' la beniamina anche per trascorsi, uno zio calciatore, colonna della sanremese, è dato di colore che sicuramente aggiunge qualcosa alla storia personale di questa amazzone di Salice Terme. Via dal largo numero 3. Siamo con Peter Jansson, tanta Svezia, Patricia 161. Sì. Gli svedesi, scandinavi, cavalieri, da sempre amici di questo concorso sanremese. Loro vengono a cercare il sole e lo hanno trovato in quella che è gara che potremmo dire di inizio autunno, ma oppure ancora di più tarda estate, considerato il clima davvero gradevole a questo punto della stagione. Molto bene, d'altronde hanno avuto dei bellissimi risultati in queste giornate. Sono cavalieri di valore, vediamolo. Il grigio Patricia non ha guadagnato molto, comunque bene. Vediamo il croce inglese molto bene. Doppio talus, bene in salita, benissimo il centrale, velocissimo. Adesso vediamo la superata senza la minima difficoltà. La combinazione in campo. Sta andando molto bene, Uliano. Sì, sì. È assolutamente a far gara su Cannizzaro, finora primo posto provvisorio. Peccato, l'italiano Cartagena, errore. Ho saltato anche i fiori. Accorciato la strada, ha guadagnato un po' di tempo, girata molto corta sul muro, bravissimo. Questo è un punto dove molti incominciano a darci dentro. Guarda, l'ha saltato proprio, bellissimo, bellissimo.
E lo stesso errore di Gerard, va a cercare una strettissima entrata sul campo. Lui però il cavallo è sulla dirittura, sì, reagito per fortuna. Stava, hai visto il cavallo? Stava rifacendo, cioè rivoleva entrare in campo. Ah. 119, attenzione, 119, c'è errore, più 4 di sicuro, 123. 123, sì, 123, salvo per poco, per davvero poco il tempo di Cannizzaro, si inserisce, e se non sono due secondo. Le penalità, sì, si inserisce al secondo posto. Quindi, guarda, guarda. Vedi, dove voleva rientrare in campo, nella testa del cavallo a quel momento. Però ti posso dire una cosa, gli è venuto il dubbio e quando si è accorto che invece sì, l'Oxer era molto sì. vicino, lui voleva fare tagliare la strada per arrivare sul verticale e se ne sarebbe dimenticato uno. Atleta quindi... vero, atleta vero, comunque Patricia, intendo lui, no? Naturalmente certo, questa certo, certo. Femmina grigio. Ecco Antonio. Di Peter Jansson, inserimento al secondo posto dello scandinavo. E siamo con Antonio Vitali, vai, uno dei protagonisti potenziali già l'anno scorso sul podio dietro a Candon nel Gran Premio, nel derby che ha concluso l'edizione 2006. Sì. Prova da seguire tutta questa di Antonio Vitali. Questa è una gara molto importante, la conduzione, già del primo ostacolo, perché Paolo Cannizzaro con due errori, nonostante i due errori, ancora primo in classifica. Baio femmina di 10 anni, briosa, bella, e beh, è proprio quel che dicevamo, per una volta non è l'obbligo di coniugare velocità e precisione, ma velocità innanzitutto, precisione lo guardiamo alla fine. Esattamente. Che il percorso è molto lungo. Eh beh, sai, del resto hai ragione. Due le penalità sì. di Cannizzaro che comanda. Che comanda. Hai dato dei grandi margini. E poi abbiamo quarto Graziotti con zero penalità. E l'unico netto sì. di giornata, fai bene a sottolinearlo, è Silvano Graziotti con Landus, prova immacolata, quella dell'altro binomio italiano, che però nonostante il netto si trova al quarto posto. È al quarto posto, fino anche fuori dal podio. D'altronde questa è la tabella C. È proprio una caratteristica anche dei derby. Per rendere spettacolare, soprattutto se commetti errore numero uno, hai ancora chance di vittoria. Dipende. Gara sempre aperta. Questa sta andando molto, eh? Sta andando molto, molto, molto proprio, hai ragione. Vediamo la discesa, nessuna indecisione e qua si guadagna. Altri sono passati con secondi, con molti più secondi in sì. quel momento. Adesso vediamo, perché qui è il tempo in cui tutti incominciano a darci ulteriormente dentro. Bravo. Bravissimo. Fuori dal doppio tallus. Tutto bene anche allo steccato, a cercare la gabbia in mezzo al campo, primo elemento è largo ogni volta, al verticale in uscita. Montato benissimo, ha visto la distanza già quando stava saltando lo steccato. Aperto parabola di tutto riguardo, briosa, bella, Vitali sa Bravo. Che può essere uno dei protagonisti di giornata, la tradizione parla a suo favore. Nel derby che ritrova sostanza e prestigio proprio dall'anno scorso, dopo gli splendori degli anni 90, Vitali è già stato protagonista alle spalle Grande. Di colui che ha portato a casa il derby. Attenzione, Grande. Vitali insiste, attacca una volta di più la gara, vuoi con peccato. Errore dal posteriore. Peccato questo errore. Peccato, ma resta, assolutamente. Tempo buono. 121.35 il tempo di Cannizzaro, Vai. Lui è nell'ordine dei 113. Verticale a concludere. Grande. 116 c'è la fase, restano le 4 sì. penalità in 4 secondi. 120.96 passa al primo posto. 4 decimi. Resta al primo, passa al secondo posto Cannizzaro. Vitali già confermato il suo primo posto. 120.96 primo decimi. Posto. Paolo Cannizzaro 121.35. Peter Jansson 123.87. Scende dal podio Irene Moroni. Bellissima gara, bravo, bravo. Molto Antonio. Bravo Vitali. Adesso è il suo il tempo di riferimento. Paola Santini, altra italiana con Simi Delas, cavallo belga, Castrone Baio, figlio di Lide Darmen, 13 anni. Bella categoria, spettacolo, bravissimo, bravissimo Antonio. Ricordo sempre al mio fianco in postazione la voce che sentite, quella di Giuliano Vezzani, che è proprio lo chef de piste, colui che ha disegnato il tracciato di oggi. Tra l'altro intensa 3 giorni di gare questa sanremese, 21 premi, Montepremi robusto. E poi con un clima straordinario. E poi abbiamo detto, altro che appuntamento di inizio autunno, qua si potrebbe tranquillamente parlare di fine estate, del resto la Riviera Ligure, anche nel pieno dell'inverno, offre momenti di gradevolissime condizioni. No, veramente.
molto colorato questo verticale che hai piazzato prima dell'uscita, l'attenzione a quel colore, poi di nuovo l'ostacolo naturale che è proprio cerniera verso l'esterno campo, veloce, muretto in discesa. Brava. Senza problemi, già a guardare l'ostacolo successivo. Bravissimo, bravissimo. Già a riordinare il salto. Belle traiettorie. Ostacolo fisso, croce inglese, croce di Sant'Andrea. Sto cavolo da completo. Steccato fuori. Bellissimo. Le è sfuggito un po' le redini di mano, le sono sfuggite un po' le redini di mano. Potrebbe pagare sul secondo elemento, assolutamente no. Via. Ecco. Brava, ricomponi, perché c'è questo verticale. Siamo che non perdona. Con Paola Santini e il suo similare. Bravissima, bravissima Paola, veloce, bella azione di galoppo questo cavallo. Brava anche sul muro, vediamola adesso nel laghetto, tira, tira. Si è allargato un po', oh, fantastico, fantastico. Deve correre nell'ordine dei 108 secondi, 120-96 il tempo da battere. Non porta penalità, vero, fino a questo momento? Attenzione, perché se resta al netto dobbiamo prendere per buono il riferimento, se la gioca per quel tiro di poco, errore all'ultimo. 119-36 più 4, 123-36, ma che peccato. Sarebbe... Che peccato Paola Santini. Che peccato, ecco i tuoi veramente. Uomini, Uliano, sì. Che prontamente, mentre Fosco Biasotto rimanda. Guarda, l'allargamento, bellissimo. Senza problemi. L'allargamento senza problemi. E questo poi è l'errore proprio che costa la gara. Costa il primo, guarda. Posto. Costa il Era primo già posto. Passata. Costa, se ne accorge, ha sì. Sentito il rumore. Che peccato. Bellissima gara. Che bellissima peccato. Gara. Entusiasmante, combattuta. Paola Santini. Assolutamente, assolutamente. D'altronde credo. Insiste sul rimpianto Fosco Biasotto di questa amazzone. D'altronde credo che Maria Grazia abbia veramente centrato nel riprendere questa tradizione del derby dei fiori qua a Sanremo. Una gara molto spettacolare, che il pubblico vive bene, i cavalieri si divertono. E queste giornate io credo che sia veramente il coronamento di un concorso bellissimo. Con la belga Céline Chambrut, Privé Enjoy. Signora di Azevedo, Assolutamente, quindi è la nuora del grande, De Azevedo. Esatto. De Azevedo, che appunto si divide fra Belgio e Brasile, tra l'altro De Azevedo è il direttore della scuola, proprio esatto, qui, della società. Della società di Sanremo. Della società ippica Sanremo. Bene, Céline, brava. La SIS, la società ippica sanremese. Tu prima hai detto Maria Grazia, per Maria Grazia si intende Maria Grazia Valenzano Menada, un po' Deus ex machina in questi giorni di concorso. L'anima, veramente. Anima autentica anche nel... Ah! Che peccato. Trovare di nuovo censo e prestigio a una tre giorni... Sì, che ritorna nel calendario nazionale. Veramente. Veramente brava. Sempre la prima al mattino e l'ultima alla sera. Qua. Come il resto miei orari. Nel mondo dei cavalli. I miei orari fa praticamente. Chi organizza fatica, ma poi al premio della soddisfazione. Molto bene Céline. Ha fatto purtroppo quell'errore sulla croce inglese, che non è un ostacolo molto difficile tecnicamente parlando. C'è la barriera. Brava! Mamma mia, che salti! Che barriera in obliquo che precede il verticale nella costruzione dell'ostacolo, precede il secondo elemento. Bellissime le immagini, 116, sì. Proprio nella suggestive. Gara, nella gara, al di là della suggestione, proprio nel senso di questo Brava. Derby. 124-30, sentite l'entusiasmo che accompagna la conclusione di Céline Jeanbrut, la belga con Privé Enjoy, al sesto posto tocca a Giovanni Principi, sì. Uno dei cavalieri sicuramente italiani esperti, bellissime queste immagini, io penso che veramente il cavallo sia un grandissimo atleta.
Mister Dellanger, il Castrone, Baio, Sauro che monta Giovanni Principi. Giovanni sta partendo sull'1 bene. Via Giovannino. 42enne. Questo ostacolo un po' timoroso, su questo ostacolo infatti ha dosato bene l'avvicinamento, bene su questo passaggio di sentiero. Adesso sta già guardando l'ostacolo per girare. Marco Cavalli di assoluta sostanza per Principi 5. Peccato. Rimasto un po' vicino a questo verticale in risalita di anteriore, commesso errore purtroppo. Bene, sta riprendendo bene. Sul verticale rimette sempre un tempo in più. All'uscita, bravo. Sta recuperando un po' l'errore al numero 4. Eccolo, discesa. Siamo col binomio che è proprio esatta metà di tutto l'ordine dei partenti. 28 binomi iscritti, sono ritirato fino a questo momento. Binomio numero 14, Giovanni Principi con Mister Dellanger. Ecco il salto dello steccato, un po' di indecisione, ripreso bene. Riordina il girato corto. E c'è errore. Lo paga l'indecisione in partenza della gabbia sul secondo elemento in uscita. È venuta una distanza un po' particolare sul primo elemento. Si è ritrovato in debito di tempi quando poi è stato sul secondo elemento. Corrono i tuoi uomini, ma intanto prosegue la prova di Giovanni Principi. Bene al muro, adesso l'acqua. Bravo Giovanni, sollecitato nel modo giusto, guardalo. Poi libera a galoppo il suo Stipple. Mister Dellanger lo riprende, via ancora, peccato questo errore. Altro errore, era veloce. Sì, era un po' lungo, il cavallo si è un po' disunito. 116 e 65, 12, 128. Penalità, 128. Quindi niente da fare, nonostante tutto si inserisce tra il settimo e l'ottavo posto Giovanni Principi. È il momento di Timothy Morin, Fortune de Aube, binomio tutto francese. Femmina di 14 anni, Fortune, Amazzone, Timothy Morin. Cavaliere. Mi ha portato all'inganno il nome che pensavo al femminile, beh sì, faccio ammenda. Non è grave. Eccolo, bene finora. Cavallo non di grande statura, ma molto agile. Si è assicurato la girata e ha fatto errore purtroppo. Giovanni ha stretto troppo, questo si è allargato ma ha commesso errore ugualmente. Bene, ecco sul fosso, bravissimo. Adesso bisogna spingere. Se vuoi recuperare devi spingere, lui sta spingendo. Tanta velocità, solo velocità, sì, guarda. È il senso proprio del derby. Sì, tabella C. A prescindere dagli errori che uno può commettere. Beh, non bisogna esagerare, però ci insegnano sia Cannizzaro che Vitali che puoi portare a casa qualche svarione, qualche errore, appunto. Nonostante diciamo tutto, incidente di percorso. Ecco, e nonostante tutto essere lì a giocartela tra i primissimi, se non addirittura guardiamo al primo posto, come nel caso di Antonio Vitali. Mamma attenzione. Mia. Mamma mia. Riordina tutto. Ho avuto paura. Via dalla gabbia. Peccato. E difatti quel che è successo poi alla fine anche a in precedenza Giovanni. Anche a Giovanni, sì, a sì. Giovanni Principi. Quel che non paghi subito rischi poi di pagarlo dopo. Sì, ha salvato bene sull'ingresso di questa combinazione, poi dopo sul verticale ha commesso errore. Qua si è allargato bene, bene sul muro. Benissimo sull'acqua, però questi due errori ha macchiato una bella prova. Sta aprendo Timothy Morin, Fortune de Aube. Linea finale, bravo sul primo elemento, via. Il tempo era buono, eh? Il tempo era buono, 117,61, qui però vanno aggiunti due errori. Due errori, sì.
Ah no, ecco, 117 più 8, andiamo nell'ordine 125. Era sì, buono il tempo, Beh sì. No, tant'è che penso, stavo guardando se già era definitivo il ragguaglio cronometrico senza le penalità, per cui si inserisce al quinto posto, classifica provvisoria allora a riordinare con Antonio Vitali, Briosa Bella, primo posto 120,96, secondo posto Paolo Cannizzaro, Cartagena 121,35, terzo posto e adesso è podio provvisorio tutto italiano, Paola Santini, Simi del La con 123,36 e poi lo svedese, lo scandinavo Peter Johansson, Patricia al quarto posto, troviamo al quinto appunto Morin Timothy che ha appena concluso. Peccato per Paola che ha fatto errore all'ultimo ostacolo, aveva un tempo eccezionale. Comunque in 5 secondi abbiamo 5 cavalieri. E adesso ritroviamo figlio di tanto padre, Luis Felipe de Azevedo con Puberta. Oh, peccato questo errore. Monta tirato due cavalli nella stessa gara, il Carioca, il brasiliano. Adesso sta andando. Libera al galoppo. Bravissimo. Peccato quell'errore in girata, leggermente in diagonale. Pensa Oliano che ritroveremo una volta ancora De Azevedo. Sì, alla fine mi sembra. Resto, qui è un po' padrone di casa sostanzialmente, anima della squadra. Cavaliere di grinta, cavaliere che veloce. Vive, si divide tra Belgio e Brasile indifferentemente e tra l'altro per forza di matrimonio gioco forza. Gioco forza. E qua c'è errore. Tirato un po' troppo. D'altronde voleva rimediare. Taglia cortissimo per il rientro in campo De Azevedo. Vediamo se come lui la paga subito. Sì, non ha mai ordinato nella maniera più opportuna il salto sulla gabbia al centro del campo e poi decide di non esagerare con Puberta. Peccato, questo era molto veloce. Saluta la giuria, ricordiamo, presidente Daniela Tiengo. Daniela Tiengo preferisce risparmiare Puberta, con la quale probabilmente sta lavorando alla ricerca del migliore affiatamento. Guarda, qua commette errore di posteriore, d'altronde ha ripreso molto il cavallo, non gli era venuta una buona distanza. De Azevedo. Qua purtroppo è arrivato sulla combinazione, due tempi di galoppo, sono un po' poco. Un po' questa altezza. Sì, decisamente. Ecco, altezza massima, ricordiamolo, 1,40 m. Di tutto rispetto, Altezza importante, mentre dopo De Azevedo il tempo dello svizzero Fabian Gagnang su Leon, un castrone di 12 anni, castrone sauro di 12 anni per questo binomio svizzero, mentre ci piace ricordare il pieno ai tre posti di terza classifica con Vitali, Cannizzaro e Santini, Paola Santini. Bel gesto questo cavallo, bel salto, bellissimo modo, sta girando, si è assicurato la girata. Bravissimo, bravissimo. Non sta rischiando fino a questo momento. La prima parte ha una conduzione molto precisa, sfiorato di anteriore questo passaggio di sentiero, bene al fosso, verticale prima di uscire. Ecco, adesso dovrebbe spingere un filino e lo sta facendo, bravo, bravissimo. Esce bravissimo. A questo momento sui 43 secondi, quindi sul piede dei 43 secondi all'uscita dal campo. Proviamo a tenere questi riferimenti, Giuliano, bravo, ad accendere ulteriormente una contesa già bella per bravura di Antonio Vitali. Bravissimo. Croce inglese, senza problemi, doppio tallus, ragionato ma puntuale. Cavallo che sta facendo tutto molto bene, riordina per la gabbia al centro, adesso vediamo, primo elemento, bravissimo, ben coperto, altrettanto in uscita dal verticale. Che bel salto che ha questo cavallo. Sta lavorando davvero bene, se mette altra velocità è sicuramente a giocarsela. Guarda com'è attento, bellissimo cavallo. Ci spiace quasi dirlo, a rischio il primato di Antonio Vitali. Guarda la serenità. Dell'italiano al comando provvisorio, del binomio italiano intanto al comando. Guarda le orecchie. Cavallo molto attento. Bravissimo. Cavallo molto attento. Guarda. Lavora con ordine, sereno, mette velocità quando serve, rispetto all'ostacolo, l'acqua che non crea problemi e questo non bisognava dirlo. Ma no, lui. Che peccato. Lui. Tra l'altro si spaventa Leon, si spaventa. Che peccato. Il cavallo aveva saltato. Ha preso, attenzione perché anima tosta quella di un cavaliere per solito, ma Fabian Gagnang. Ha perso il cavallo, lo andiamo a prendere. Eh sì. Lo teniamo noi. Che peccato, veramente. Mamma mia. Ha preso spavento il cavaliere, perché poi a un certo momento, e anche lui è molto mortificato, anche Leone è molto mortificato. Non è riuscito a stare in sella, il cavallo ha avuto un'esitazione. Guarda, guarda la groom.
Guarda la groom, guarda quanto amore in questo momento. Ma guarda, quanto amore in questo momento. La serenità del cavallo. Sì, 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 sì. Non è scappato, poteva scappare. Guarda. Bellissimo. Quanto amore in questa scena, nonostante tutto. Peccato, è incidente evidente di percorso, si è già ripreso anche Fabian Gann. Lo sta carazzando, lo sta carazzando perché ha vietato capito, mortificare Leon. No, ha capito che non è colpa del cavallo lì, purtroppo. Ecco che rivediamo, Fosco Biasotto, bravissimo, puntuale come sempre. Vede? Decisione, poi il cavallo si butta, è lui che va fuori sella, sì, il cavallo inciampa e gli va sul collo. Il cavallo non ha più sentito il peso del cavaliere. Il cavallo non ha più sentito il peso del cavaliere. Dopo il salto, inciampato leggermente, si è trovato il cavaliere sul collo. E lui qui, dobbiamo dire, ho detto anima dura, quella per solito di un cavaliere, ma lui ha preso spavento in questo momento, perché stava cadendo male, quindi... Sì, è caduto sul collo proprio. Eh sì, ha temuto anche di danneggiare l'animale e se stesso. Sì. Quel che è di più prezioso... Peccato. Fabian Gagnang, momento... che stava per riscrivere almeno le prime posizioni e invece dobbiamo ribadire al comando provvisorio di Antonio Vitali 120.95, strameritato, Cannizzaro 121.35, sempre il tempo di Vitali, il tempo di riferimento 120.96, mentre adesso siamo con un altro binomio brasiliano, peccato, Robusta Colonia Carioca Rodriguez Rafael Amaral, altro bel Rafael Amaral Rodriguez su Velman Van Orsoff, cavallo belga di 7 anni, anche bel cavallo anche questo, è un Sauro figlio di Magic Darko, uscito a 47, uscito dal percorso nell'ordine di 47, c'è già errore purtroppo il numero 4 di posteriore, ha avuto un avvicinamento non felice, un po' di distanza corta in risalita, è caduto molto bene, adesso vediamolo sul doppio talus. Gradevolissima sera San Remese, al momento del derby, la gara che corona questa 3 giorni equestre, di nuovo con sostanza nel vivo del calendario nazionale, fuori dal primo elemento con penalità, con errore. Un po' distante, il cavallo non ha girato benissimo, ha perso un po' il piede in girata, è arrivato un po' lungo, un po' largo su questo. Ancora errore di posteriore. Sì. Porca ulteriormente la sua prova Amaral, Rafael Amaral Rodriguez con Velam. Bisogna dire però che il cavallo ha 7 anni, quindi un cavallo, cavallo molto giovane, esatto. Cavallo molto giovane. Esatto. Non siamo ancora nella maturità agonistica, per solito nell'arco, nell'ordine dei 9-10 anni. Ragiona bene adesso quando è il momento dell'acqua e poi va a cercarla addirittura a concludere. Buon cavallo. Sei 7 anni. Non è a rischio il primato di Antonio Vitali, nemmeno il secondo posto di Cannizzaro. E resta questo podio provvisorio tutto italiano con Paola Santini al terzo posto. Conclude intanto Rafael Amaral Rodriguez, mentre il prossimo ad entrare sarà il francese di smaccate origini piemontese, piemontesi Jean-Michel Costamagna su Choc du Fort Vert. Un affezionato di Sanremo. Sono molti francesi transalpini che hanno confine qui a un passo, Ventimiglia a meno di 20 chilometri, e quindi molti francesi amici del Derby dei Fiori, finimenti che rimandano alla nazionalità di questo binomio, di questo cavaliere. Peraltro Costamagna ci fa pensare, dicevamo, a smaccate origini piemontesi, per un binomio che adesso aspetta di cominciare la gara, sempre fermo il primato di Antonio Vitali, 120.96, il tempo di riferimento. Sì, non è partito benissimo. Il cavallo è disunito, non sta galoppando. C'è tempo comunque, c'è tempo per accendere la gara, assolutamente, l'abbiamo visto. Ricordiamo che poi il primato di Vitali porta comunque al suo interno una penalità, un errore, un abbattimento che vale, che ha portato 4 secondi in aggiunta, 2 per il secondo posto di Cannizzaro addirittura, mentre Paola Santini una penalità soltanto. Comunque Antonio... Paola Santini è stata quella poi tra l'altro che ulteriormente è andata a un passo dal... Purtroppo. Metter lì il tempo migliore, se fosse stato senza penalità all'ultimo. Il tempo della Santini era per davvero tempo di tutto riguardo, fuori dal percorso adesso, fuori dal campo. Siamo molto bene, purtroppo ha avuto questi 2 errori, il cavallo è uscito bene, non sta forzando più di tanto. Bene anche in discesa, vediamolo su questa porta inglese. Rianima da completista ogni volta che tu disegni un derby, eh? Doppio talus, bello. Pensavo a quel muretto in discesa, sì. Naturalmente.
stringe parecchio, steccato, qualche problema. Adesso attenzione alla gabbia in mezzo al campo. Mette tutti i tempi che servono, però è un po' quello che stiamo notando. A proposito di errorabilità di un ostacolo, o fai tutto bene prima di questa doppia gabbia al centro o altrimenti poi ti porti qualcosa nel resto della gara. Devi essere molto preciso, lui ha avuto un'indecisione nel saltare lo steccato. Sempre immagini di Fosco Biasotto proprio dentro questo Derby dei Fiori, seconda edizione 2007, a ritrovare i fasti degli anni 90. Guardiamo il laghetto, bravo, bellissime queste immagini, proprio in primo piano. Via, si galoppa a concludere la prestazione, il tempo attenzione perché era buono, ma tempo importante, ma sì, purtroppo. Poi come sempre tabella C vanno aggiunti i secondi delle penalità, ho sentito una toccata ancora. Non è caduto. 118. Guarda 28. L'ultimo ostacolo dove è rimasta la barriera. Proprio sul ferro, guarda. Fuori dal ferro. Da vedere? Guarda, guarda, bellissima questa ripresa. Guarda. Biliere, ecco. Fosco Biasotto. Grande. Ci ha messo un attimo a entrare nella bellissimo testa di Uliano Vezzani. Bellissimo. Grazie. Il biliere era lì. L'hai visto reggere proprio sul bordo. Eccolo. Vedi l'indecisione, qua il cavallo perde l'equilibrio, perde, guarda, gira male. Ti insegnano che non conviene portare male al cavaliere, ma certo si è portato questa... Purtroppo tutto un equilibrio. Se ne va Costa Magna, bellissime, bellissime queste immagini che ci fanno vedere impietosamente gli errori. Paolo Cannizzaro è di nuovo in campo, questa volta con Bailen, una baio femmina di 10 anni spaccati, figlio di Piraden. Sì. Cavallina, nervosa, la vediamo da coda. Molto insanguata anche questo. Un po' calda, infatti vedi i movimenti della coda, guarda. Quando lui mette le gambe, mette un po' di pressione. Bel grigio. Si ribella, guarda, vedi. Sta lavorando Cannizzaro con questo cavallo. Bravo, bravo Paolo. Concentrato, Lui parte forte già di un secondo posto provvisorio quando in partenza ha messo lì il buon percorso con Cartagena. Ah. C'è errore di posteriori in uscita dal verticale, adesso lotto a uscire decisamente. Peccato. Peccato questo errore, proprio un ostacolo non difficilissimo. Mette velocità e poi resta l'imbarazzo per il muretto in discesa. Via dalla croce inglese. Bellissimo. Doppio tallus, vediamo adesso. Ben coperto, steccato e adesso vediamo la gabbia. Uno degli ostacoli che più di altri ha creato i problemi maggiori. Peccato perché era veloce. Tu che sei più bravo di me a far di conto, siamo già a due errori, due penalità, quindi 8 secondi che aggiungeremo. Sì. Comunque vada la prova di Cannizzaro. Acqua indigesta un'altra volta per Biden. È arrivato anche male, molto veloce. Sta lavorando del muro. Probabilmente Cannizzaro, questo non è il cavallo di punta per questi giorni a Sanremo, Paolo Cannizzaro. Eliminato. Adesso è severo nei confronti del suo Biden e poi c'è l'eliminazione, secondo purtroppo rifiuto, eliminato. Diciamo che la gabbia al centro del campo, quando si ritorna dentro, l'acqua più di tutti gli ostacoli che hanno creato i maggiori problemi. Beh, sai, che l'hai voluto questo percorso, che cosa, questo che cosa percorso mi dici? Dove si alternano ostacoli diciamo naturali, fissi, e sì, non tanto errorabili ad ostacoli errorabili. E quando il cavallo entra dal campo con il salto dello steccato è necessario che il cavaliere riesca a mantenere un buon equilibrio e soprattutto una buona distanza nell'affrontare. Purtroppo Paolo è arrivato un po' lungo sul primo elemento e ha pagato. C'è sempre questa situazione di non equilibrio, purtroppo qua c'è l'eliminazione. E questa è l'acqua, sì, questo è il momento all'acqua per questo è un ostacolo classico Paolo del derby. Altro binomio che abbiamo già trovato sul campo, perlomeno binomio, altro cavaliere che abbiamo già trovato sul campo, l'austriaco Gergor Gladik, e questa volta è stato il primo binomio, e adesso il tempo di Gergor Gladik con Rapetti, un castrone di 14 anni, castrone tedesco. Peccato per Paolo, mi dispiace. Probabilmente sta lavorando con Bayern
Sì, ma è un binomio che si dovrà formare, quindi c'è tempo. Sono molti i cavalieri che montano almeno due volte, se non addirittura tre, e nel caso poi proprio di De Azevedo. Questa è una gara che dimostra che è gradita, perché i cavalieri, montare due o tre cavalli in una gara come il derby vuol dire che è di gradimento. Misure di tutto rispetto, ma che servono a fare il binomio. Concorso salto ostacoli, XI, una stella. Altezza massima negli ostacoli, in questo caso 1,40 m. Che è l'altezza massima consentita per un CSI una stella. Dal regolamento della federazione. Bella, sì, abbiamo già detto, questo è largo numero 5, Oxer con fosso in mezzo. Bravo. Verticale molto colorato, poi il primo rustico barriera su cancello per l'uscita dal campo. Adesso andiamo nella parte in salita, affronta diciamo il primo ostacolo naturale, superato alla grande. Sono proprio nella parte opposta rispetto alla nostra postazione. Alla grande, finora. Sta andando Georg Ladik con Rapetti, doppio tallus, steccato. Non esagera nello stringere e si prepara al primo elemento della gabbia, secondo senza errore. Sta andando 77 secondi a questo momento. Ha avuto un intervento energico prima di affrontare la gabbia, ma finora immacolata, tra l'altro, la prova di Georg Ladik. C'è un gatto. Hai visto? Mi ha attraversato la strada un gatto. Benissimo. Fa parte del derby. Assolutamente, per caccia alla fine. Esatto, caccia il gatto. In questo caso è imprevisto che va comunque gestito. 106 secondi. Se la gioca, deve dar velocità a questo momento. Non ce la peraltro fa. Sta ragionando e quindi a questo punto probabilmente sta lavorando al percorso netto. Netto, si cerca il netto senza... 121,48, sbaglia di un niente, si inserisce al quarto posto subito dietro Paola Santini. Davvero buona la prova di terzo 121,48. Hai ragione tu. Sì, terzo posto, peccato. Terzo posto Georg Ladik, scalza dal podio Paola Santini, resta il secondo posto di Paolo Cannizzaro, mentre più di tutti è il primato di Antonio Vitali con Briosa Bella, 120,96. Già errore per Rudolf Arnold, Luigi 55, era stato terzo ad entrare con California A e adesso purtroppo eliminato 23esimo l'acqua. Binomio. Ti ricordi tutto, Giuliano? Rudolf Arnold, il tedesco con Luigi 55. Già tre errori. Castrone Baio di 7 anni, cavallo molto giovane. Anche in questo caso stiamo registrando la crescita di un binomio. Strike. Già oltre la metà dei binomi che devono entrare. La linea. Ragiona parecchio. Sta lavorando adesso. Sì. Sta lavorando per fare. Ecco, anzi, si ritira. Eh sì, è verosimile che ogni cavaliere che noi stiamo ritrovando sul campo abbia lavorato col cavallo di punta in partenza e abbia cercato affiatamento e lavoro con altri cavalli nel seguito della gara. Essendo un cavallo giovane è giusto. Prossimo sarà binomio svizzero Ruth Oehn su Orfeo de Ussuai. Questo è un cavaliere che non conosco. Direi Amazzone. Ecco, appunto. Stavo cercando. Esatto. Sì, no, ma guardavo il nome Ruth. Poi nelle immagini la conferma, siamo con questa Amazzone. Orfeo Ussua. All'imponente. Guarda che cavallo forte.
Eh sì, un sauro bello finora. Di 9 anni. Molto bene al numero 3. Si sta assicurando la girata. Guarda l'ostacolo, un po' grande, brava. Se avesse avuto un'indecisione avrebbe commesso errore. Non ne ha avute, assolutamente. Ha passato, non ha passato, brava, brutte sensazioni al suo Orfeo. Bravo, molto precisa. Molto ordinata fino a questo momento la prova di Ruthoen, fuori adesso dal campo gara. Con un po' di frusta per incitarlo. Ha messo velocità al suo Orfeo. Un regalo molto sereno anche questo, si vede dagli occhi, dalla faccia. Guardalo. Sta facendo tutto attento, con molto ordine, sì, molto attento. Rispetta con dovere anche questo ostacolo e poi va a cercare il doppio tallus. Brava. Ragiona, eh? Bravissima. Riprendi. Primo elemento è largo. Oh, brava. Poi corregge però sul secondo elemento, assolutamente. Buon intervento, energico. Il cavallo non voleva uscire dal campo. Un attimo di indecisione. Verticale. Ah, peccato. C'è in uscita col posteriore, c'è errore adesso. C'è errore perché il cavallo ha guardato un attimo l'acqua. E poi lassù. Oxer. Tuo disegno prevede questo oxer e poi muro, muro. E poi l'acqua. Poi l'acqua. Laghetto, girato molto bene, brava. Un'indecisione piccola. Sta spingendo adesso. Bellissima questa galoppata. 115. Già dobbiamo mettere i 4 d'errore, penultimo ostacolo, il largo, il verticale a concludere. Bravissima. Barriere paglia, 124, 128 e 30. Se mi confermi l'unica penalità, 128 e 30. La penalità al verticale bianco e nero prima del laghetto. Nulla deve temere Antonio Vitali, che resta al comando, ricordiamo, a beneficio di coloro che si fossero messi in ascolto e in visione soltanto in questo momento. Primato provvisorio con Antonio Vitali, Briosa Bella, 120-96. Meno di 3 secondi, i primi 5. Tempo di riferimento, i primi 5 in 3 secondi. Paolo Cannizzaro al secondo posto con Cartagena, 121-35. E l'inserimento poco fa dell'austriaco Ladik Georg con Rapetti. Di nuovo Irene Moroni. Protagonista già l'anno scorso, edizione 2006 del Derby dei Fiori, terzo posto nel Gran Premio dietro a Nils Kandon e Antonio Vitali, tutti i cavalieri che abbiamo ritrovato quest'anno assolutamente convinti del fatto loro, di nuovo tra i migliori. Sam Touch, ho sentito. Peccato. Un brutto rumore. Sì, il cavallo contro la mano, guarda, alza molto la testa, Irene ha avuto difficoltà nell'affrontare il verticale, d'altronde guarda la girata, il cavallo che si ribella un po'. È un castrone baio di... Peccato, di nuovo errore. È giovane questo cavallo, cavallo di 7 anni. Allora deve fare esperienza. Si conferma quel che abbiamo detto, il primo cavallo, ogni cavaliere era il cavallo di punta e questi sono cavalli con i quali probabilmente ognuno sta lavorando in prospettiva futura. Bravi Irene, Irene molto brava. Cavallo un po' di difficoltà con la bocca. Amazzone di Salice Terme. Brava. Velocissimo. C'è errore ancora. Altro errore. Ecco, sta rimettendo il cavallo agli ordini. Non opterà per lo steccato. Infatti si ritira. C'è il ritiro di Irene Moroni. Stiamo andando... 4 binomi dalla conclusione, nuovamente in campo. Benedict Franquet con Kini Van de Platan, femmina di 7 anni. Sì, sì, sono tutti cavalli molto giovani. Molto giovani, sì. Qui Fosco Biasotto, che comanda le nostre telecamere, prima rimanda il passaggio dal muretto in discesa e poi il doppio tallus. Bellissimo. Passaggio molto selvaggio anche nel colpo d'occhio in immagini, questo del doppio tallus, impianto che è nella storia degli sport equestri in Italia, questo di Sanremo. Io penso che dobbiamo essere grati a Maria.
Italia, grazie a Valenziano Menada per aver riportato questo spettacolo nella società, in una prestigiosa società ippica. Un corso destinato a crescere ulteriormente nelle stagioni venture. E intanto con la francese Benedetto Franquet approfittiamo per ribadire, ormai verso la conclusione del derby, Use Corta, il primato di Antonio Vitali. Non so se bellissima. Tra l'altro Antonio Vitali che è prossimo al rientro, lui pure, per cui insomma, però è facile pensare che quel che dovevano fare tutti l'hanno fatto in partenza. Chissà che lo stesso Vitali non si diverta, penultimo binomio ad entrare, a mettere qualcosa ulteriormente con il by through. Non è velocissima, anche se sta aumentando in questo momento. Ecco, discesa, qua dipende molto, calo, nessuna indecisione, quindi guadagna tempo. Allora anticipo che avremo quasi sicuramente modo di rivedere il più bel percorso, non diciamo per scaramanzia quale sarà il percorso che vi riproponiamo, ma sarebbe bello, stringe molto quest'anno, scrivere alla ripresa del derby dei fiori una, bravissima, un successo in chiave azzurra, un successo tutto italiano dopo il primato, la vittoria l'anno scorso di Nils Kandon, già Vitali protagonista al secondo posto e Irene Moroni al terzo. Molto bene fino a questo momento, è stato macchiato solo dall'errore al numero, all'ostacolo numero 5, sta stringendo per il muro e adesso l'acqua. Vediamo qua, vediamo, benissimo, nessuna indecisione e adesso galoppata per il ras finale. Torna alla memoria, guarda, l'assoluto imbarazzo, bellissimo, di Fabian Gagnang. Bellissimo, qui all'acqua, complicato. Ah, peccato. Compromettendo del tutto la sua prova, conclude, è ancora certo, errore sul verticale, due errori, largo, penultimo ostacolo, altro errore, verticale, barriera su paglia, in uscita l'ostacolo numero 18, 18 ostacoli, 21 salti nel disegno di Giuliano Vezzani, che ricordo e intanto ringrazio al nostro fianco in postazione in occasione di questa seconda edizione del Derby dei Fiori. Sono io che ringrazio voi, volevo sottolineare la prestazione di questa amazzone francese, 127 con due errori. Nel comune divertimento fai bene a... Con tre errori 127. A sottolineare la prestazione di Benedict Franquet, mentre è il tempo di Silvano Graziotti su Beat Roy. Ricordiamo che... Castrone Sauro di 13 anni... figlio di Vienzender e di Carina. Ricordiamo che è uno dei due percorsi netti fino a questo momento. Peraltro, nel senso profondo, tecnico, bello di questa gara, tutto spettacolo, puoi anche far netto, ma se è un derby, per una volta non vale la sacrosanta regola della velocità e della precisione allo stesso tempo, da combinare insieme. Vitali probabilmente già pago, mentre gli organizzatori ci comunicano in corso di gara che non sarà al rientro con Beat Roy. Antonio Vitali, abbiamo detto, lui è probabilmente pronto a godersi il momento, ma non diciamo nulla. Mancano ancora primato provvisorio di Antonio Vitali, 120-96, Paolo Cannizzaro, 121-35, e poi l'austriaco sul podio provvisorio, Ladik Georg con Rapetti, 121-48, e fin qui è il podio. Subito sotto troviamo Paola Santini, Peter Jansson, Timothy Morin e Benedict Franquet. I primi tre in meno di un secondo, combattutissimo, molto bello. Quindi io mi sono divertito. Siamo al penultimo binomio a questo punto, esatto. Se ci si conferma, Antonio Vitali non sarà della gara al rientro. Tagliato l'ultimo tantissimo. Sarà allora il figlio di tanto padre, Luis Felipe, figlio proprio De Azevedo. Via, via, via dal percorso, via dal campo gara. Velocissimo. Ha guadagnato parecchi metri. Attenzione perché Silvano Graziotti sta attaccando questo derby. È convinto ancora di poter far bene e ci un mancherebbe altro. Bravo. Stars and Stripes. Subito a cercare il muro. L'acqua. E poi l'acqua. Dipende tutto qua. Vai Silvano. Velocissimo. Via, via, riordina, via, via, e via. Fa tutto bene all'acqua. Via, via. Via ancora. È nel tempo. Attenzione. Attenzione perché il primato di Antonio Vitali è assolutamente a rischio in questo momento, addirittura a concludere il largo penultimo ostacolo e fa il pasticcio, e fa il pasticcio sul largo. Un po' troppo. Attenzione però, primo, attenzione primo. Però, 114,44 più 4 secondi fa 118,44, primo. Primato per Silvano Graziotti. Grande.
primo posto. Bellissima, si accende prova proprio nel finale questo derby dei fiori. Bellissimo, confermato bellissimo il primato di Silvano Graziotti su Stars and Stripes, stelle e strisce. Questa femmina, guarda soddisfazione, Baio, la contentezza. Un attimo qua di indecisione, che il cavallo si è insaccato un po' e gli ha dato una testata. Poi qua ha capito sul penultimo ostacolo in largo che, guarda, stava facendo il capolavoro, ha combinato un pasticcio, ma sullo slancio stato Silvano, bravo, Graziotti è stato bravo ed è di nuovo podio tutto italiano a un binomio dalla conclusione. Luis Felipe de Azevedo Junior con Callius adesso. Confermata, vero, la sua entrata? Sì. È già sul campo. Guarda questo grigio. Guarda la bellezza. Bellissimo grigio. Posso dirti che è di proprietà di Maria Grazia? Assolutamente. Abbiamo detto tante volte il lavoro, guarda, di, guarda, tutti, infaticabili, gli organizzatori qui a Sanremo, al Derby dei Fiori. Questa festa di sport nella tradizione di un impianto che da sempre è riferimento. Guarda che saltatore. Luis Felipe de Azevedo, attenzione perché lui pure potrebbe provarci con Callius. Guarda che saltatore. Saltatore fantastico, bellissimo cavallo. Bellissimo. Un'indecisione, molto bravo Felipe. Guarda che faccia sta sto cavallo, attento, orecchi avanti. Peccato questo errore. Un attimo di distrazione, d'altronde non è un cavallo tanto abituato, è molto giovane. Del resto si sa, nel derby non serve, bello, guarda, coniugare alla perfezione velocità e precisione. Qualcosa puoi lasciare sulla precisione, aggiungi sulla velocità e fai ancora qualcosa che può andare a raccontare cose importanti nel finale di una gara che peraltro vede il primato di Silvano Graziotti con un 118, spettacoloso 118-44, Stars and Stripes, Antonio Vitali 120-96, Trio Zabella. Come l'anno scorso, secondo Antonio. Molto bello, adesso ha rallentato logicamente, sta cercando di far fare esperienza al cavallo, ha un salto leggero, eppure coraggio. Nessuna indecisione nell'entrata al laghetto. Linea finale, non sta tirando logicamente perché ormai la prova è macchiata, però sta facendo fare esperienza al cavallo. Guardiamolo su questo Oxer di notevole entità, bellissimo, ben superato. Sotto di noi, questo verticale, bellissima la distanza, bravo. Bel lavoro. 127 e 83 non bastano. Due errori. Noi possiamo già, caro Uliano, di nuovo grazie naturalmente per la tua vicinanza e per, grazie, la tua, voi, solita enciclopedica conoscenza. Del resto hai tu disegnato questo Derby dei Fiori alla seconda edizione. Questa volta è podio en plein, è tutto italiano con Silvano Graziotti al primo posto, 118-44, Star and Stripes. Mentre vanno le ultime sequenze della prova, guarda, del brasiliano De Azevedo. Antonio Vitali secondo, Briosabella, ormai noi siamo in sede di consuntivo verso la conclusione del nostro racconto, Paolo Cannizzaro, Cartagena, 121-35. Ebbene Uliano, è il momento di rinnovare a questo punto l'appuntamento al 2008. Eccoci qua in postazione, grazie a Fosco Biasotto per le bellissime la immagini, suggestione di queste immagini che hanno raccontato da dentro proprio il Derby dei Fiori 2007. In alto la vittoria di Silvano Graziotti. Per noi è davvero tutto. All'anno prossimo da Sanremo la linea torna al satellite.